mia, che sgarrata che facciamo oggi. Amici, buongiorno. Oggi sgarrata, ve l'ho appena detto. Tra poco vi dico dove. Sono troppo contento. Ma cosa sta succedendo? Non era già arrivata l'estate? Mi avete imbrogliato, mi avete. A Milano sta diluviando, ma noi ovviamente non ci fermiamo. Continuiamo a produrre infinitamente video. Buongiorno amici. La prima cosa che vi voglio specificare è che questo video non è sponsorizzato da McDonald's. Anzi, faccio un appello, signori di McDonald's. È arrivato il momento di collaborare. Io e Dada siamo vostri clienti da quando siamo nati praticamente. Lo so che confrontiamo il cibo di McDonald's con Burger King, KFC, eccetera, eccetera, ma alla fine avete praticamente sempre vinto voi. Quindi è arrivato il momento di collaborare. Grazie di cuore per ascoltare questo appello. Detto ciò, amici, oggi che cosa andremo a fare? Sto per andare da solo al McDrive, poi ovviamente mi dirigerò verso la casa più tamarra della Lombardia, nonché casa di Daniel D'Addetta. Qual è lo scopo di questo video, vi starete chiedendo? Non so se lo sapete, ma ogni tanto da McDonald's fanno qualche evento, chiamiamolo così. E in questo preciso periodo è arrivato il momento delle Crispy Mac Bacon Temptation, praticamente delle tentazioni al bacon, basate sul bacon. In totale i prodotti sono 5, uno di questi non lo proveremo perché è il classico Crispy Mac Bacon e sappiamo esattamente com'è, ma andremo a provare gli altri 4. Due sono i wrap, le piadine, che io non ho mai provato né tantomeno fatte in questo modo, che si chiamano Crispy Chicken Mac Wrap, quindi a base di pollo con il bacon, e Crispy Mac Wrap, quindi carne classica con il bacon. In più proveremo il Grand Crispy Extra Bacon, che è una versione enorme del Crispy Mac Bacon, e infine il Grand Crispy Chicken Extra Bacon, ovviamente. E per finire in bellezza, lo so che non c'entra assolutamente nulla, ma proveremo l'ultima novità del McFlurry del McDonald's, ovvero il McFlurry al pistacchio. Lo so che non avete capito nulla, è più facile farlo che dirlo. Dirigiamoci immediatamente al McDrive. Siamo arrivati al McDonald's, è ora di fare un bel McDrive e di sfondarci di cibo, forza! Non mi ricordo nemmeno il nome di tutto quanto. Ciao, per favore mi fai un Grand Crispy Extra Bacon, solo panino. Stessa cosa per il Crispy McWrap, poi il Crispy Chicken McWrap e il Grand Crispy Chicken Extra Bacon. E poi alla fine mi aggiungi anche un McFlurry al pistacchio, per favore. Perfetto, grazie. Per fortuna che c'erano scritti sul monitor, sennò me li sarei dimenticati. Ci ho messo mezz'ora prima a ricordarmeli. Ho pagato, adesso mi dovrebbero dare tutto. Quanto sta piovendo? Non dimmi che grandina. Non ci credo, sta entrando acqua. Sta entrando acqua ovunque! Credo, sta grandinando. La macchina nuova. Non ha mai grandinato in 45 anni di vita. Però se si chiama fast food deve essere fast, non è che devo stare qui a aspettare un'ora. Fast food. Grazie. Un po' di acqua è entrata. Madonna di Dio. Oggi è proprio una giornata di merda. Vediamo se c'è tutto almeno. Andiamo a casa di Dada prima che divento una iena. Ma poi vi sembra normale che quando piove ci deve essere sto traffico? Ma non è fattibile una cosa del genere. Non è fattibile. Guardate quanta acqua c'è per strada. Non è normale sta cosa, Fioi. Che cazzo è? È lei che ha preso il McDonald's? Sì, sì, proprio io. Tua mamma, Daniele. Ti metto a carico tutti i danni causati dalla grandine alla mia macchina, non me ne frega niente. Guarda lì, ci hanno devastato tutto, che bastardi. Guarda il braccio più tamaro di tutti i McDonald's d'Italia. Sì, sottolineiamo che non ci stanno. Già detto, ovviamente, a inizio video. Non ci stanno pagando, però ho detto è arrivato il momento di collaborare. Noi due siamo clienti da quando siamo nati di McDonald's. È il nostro sgarro preferito. Esatto. McDonald's Italia o anche USA, quello che volete. Anche Albania, McDonald's Albania. Noi siamo aperti a qualsiasi collaborazione. Siamo qui per voi. Detto ciò, Daniele, tanto tu non sai neanche che tematica è il video. No, so solo che è McDonald's. Esatto. Non so se lo sai, come i nostri amici da casa, ma ogni tanto il McDonald's ritira fuori i prodotti che poi toglie. Sai che succedono ste cose? Sì. Questo periodo è il periodo del bacon. In particolar modo, sta cosa qui si chiama Crispy McBacon Temptation.
Island. Temptation Island, esatto. Oh, siamo anche fortunati perché il Crispy McMacon è il nostro panino preferito, sì. Praticamente. Oggi, infatti, andremo a assaggiare tutto tranne il Crispy McMacon. Perché quello è impossibile. No, fa parte di questa linea, ma ho detto, vabbè, sappiamo com'è. Ma c'è una cosa simile comunque. L'anno scorso l'hanno tolto, infatti. Anche il Crispy McMacon l'hanno tolto? Hanno tolto il gran Crispy McMacon, c'era solo il piccolino. C'era solo quello piccolo. Infatti c'è stata una rivolta in Italia. Oggi qui abbiamo anche il gran Crispy extra bacon. Ah, quindi l'hai preso? No, non ho preso quello piccolo, ho preso il gran crispy McBacon extra bacon. Sì, però si chiama proprio gran crispy extra bacon. È come fosse uno nuovo praticamente. Però è quello. È tipo quello. Okay. Non so, dalla foto la carne cambia leggermente di colore, non so esattamente se sia quello. Cioè la carne Photoshop. Diversa. Photoshop? Sì, sì. Scrivete qui sotto nei commenti se è lo stesso panino o meno. Però avremo, adesso te li farò vedere. Gran crispy extra bacon. Sì. Gran crispy chicken extra bacon, che è quello con il pollo extra bacon, e le due piadine col bacon, una a base pollo e una a base carne. E poi? Questi quattro prodotti. Poi per finire, tu giustamente mi hai già ricordato che l'avevo già provato, la novità del momento, ovvero il McFlurry al pistacchio, che assaggerai e dirai ai nostri amici com'è. Oh, ti giuro che non mi ero dimenticato di averlo provato. Quando abbiamo ordinato le cose a caso, che io ho bevuto la... mi era capitato quello a me? Sì, no, ti era capitato il McFlurry e tu l'hai preso al pistacchio. Ah sì? E io avevo preso... Controlleremo gli highlights di questa cosa. No, che cazzo che avevo preso? Il succo. Il succo. Il fructimel, lì cos'era? Che cazzo è il fructimel? Lactimel, stavo pensando alla frutta, Lactimel alla fragola. Alla fragola. Iniziamo, Daniele? Vamos! Ho speso in totale 28 euro, ma ho preso i panini singoli e ovviamente dovremo dare il voto ad ognuno, ok? Vai! So che sei contento di fare questa sgarrata di McDonald's. Certo che sono contento. Allora, direttamente dalla Sardegna, okay. Ho preso questi prodotti. Facciamo a caso? Pesco e facciamo? Sì, fai. Prima non sono due panini e due cose. Due panini e due piadine. Quindi fai una piadina e un panino. Iniziamo panino. Con la piadina? Vai. Prendo una delle due piadine a caso, che è questa. Crispy McWrap. Esatto. Questa, ragazzi, aspetta che la mostro in camera, scusami. È il Crispy McWrap, cioè... Extra bacon, no. Con il bacon, questa non è extra bacon. Con il bacon, che di solito la piadina normale non ce l'aveva. Mm. Con la carne bovina di manzo normale. L'altra invece con il pollo. Però dentro troveremo sempre il bacon. Io non ho mai mangiato una piadina del Mac, né tantomeno questa. Come si fa? Così. Così? Tu proprio hai una difficoltà a aprire le cose che è più forte di te. Vabbè, potevi anche toglierla da lì. Vuoi sfidarlo? Noi siamo persone così, veramente umili del popolo. Fa vedere non com'è. Non è giusto, non è giusto qua. Sembra che stiamo progettando qualcosa di impossibile. Non credo si faccia così. Come no? Tira la linguetta. Ah, vabbè, tira la linguetta, mondi a casa ti aspetta. Com'è? Ma no. Mi sembra una cosa normale. Questa è la piadina. Guarda che se parliamo male non ci facciamo più la collaborazione. No, ho detto a livello visivo è una cosa normale. No, ma a livello visivo sinceramente sembra anche un po' vuota. Vai, no, questo pezzettino qua, vai. Vai lungo perché sennò non prendi niente. Vedi, ti ho detto. C'è del crispy McBacon. C'è anche la salsa. Pure. C'è la salsa del crispy, o sbaglio? Boh. Come boh? Io sento anche la salsa del crispy. No, sa di un altro gusto. Che questa buono. Qua è la salsa del crispy. No, dopo che l'assaggi vedrai che non è quella. No, guarda, è quella. No, no. Non sappiamo se effettivamente sia la salsa, però non è male, eh. Buono. Voto da 1 a 10. Posso dartelo alla fine con tutti gli altri? Devo un po' contrastare. Ah, iniziamo a darla dal secondo, così abbiamo almeno un metro di paragone. Mm. Per ora non ci esponiamo su questo. Proseguiamo con col panino questa volta. Sì. Panino, lo prenderò anche questo a caso, vediamo. Vai. Gran Crispy McBacon Extra Bacon. Eccolo qua. Gran Crispy McBacon Extra Bacon. Ed è questo, Daniele. Guarda quanto bacon c'è, eh? Bacon ce n'è tanto. Madonna. Straborda di bacon, sì. Ci siamo qua, Fioi, Vado? Vai. Un assaggio a testa, vai. Extra bacon. Questo forte. È buonissimo, questo è incredibile. Questo qua Vado! È... Vai. Un Crispy McBacon.
un crispy Mac, oh, un crispy Mac bacon con più bacon. Si sente un sacco l'aggiunta del bacon, sinceramente. Poi non so se è perché l'inizio, ma è croccantissimo. Però a me la salsa sembra uguale a quella di prima, è simile il sapore. Dici? Secondo me l'ha messa dentro. Comunque l'aggiunta di bacon, perché magari tutti pensano è una puttanata, voglio solo vendere. No, no. Si sente un sacco. Cioè, ragazzi. Non so se questa volta il bacon è cotto perfettamente, perché è veramente buono. Veramente buono. Però l'aggiunta di bacon si sente un casino. Voto 8. 8 e mezzo. Già era 8, più con più bacon, 8 e mezzo. Quello 7 e mezzo, dai. Sì, ma 7 perché, più. Perché noi forse non siamo più amanti del panino rispetto alla piadina. Però quando prendo il kebab prendo sempre la piadina io. Kebab è un'altra cosa, è nettare degli dèi. Sì, ho capito, ma se devo scegliere tra panino e piadina del kebab, prendo la piadina di solito. Tu? Pizza kebab. No, dai, se devi scegliere tra la piadina e il panino, cosa prendi? Al kebab? Sì. La piadina. Come mai? Non lo so. E come mai in questo caso ci piace più il panino? Boh. Questi sono i misteri esistenziali della vita. Scrivete qui sotto nei commenti la vostra risposta. Prossimo! Se non stai fermo con quelle mani da pesce pulitore. Piadina? Oh sì. Questa è la... chicken. Esatto. Crispy chicken mac wrap. Quindi piadina con quindi bacon. Praticamente abbiamo preso le stesse cose, solo che una con la piadina e una col panino. Perché anche dopo ci sarà il panino del crispy mac bacon chicken. Con il chicken, esattamente. E aveva senso sta cosa? Certo che aveva senso, perché uno è la piadina e uno è il panino. No, ma dentro non sono proprio gli stessi cosi. Cioè, la composizione del panino è diversa dalla composizione della piadina. Ok. Mi hanno sbagliato a metterla. Ah, no, pollo. Preso pollo. È pollo o no? Sì, 100% pollo, c'è scritto. Anche di là c'era scritto. Sì, vuol dire. Si chiama Crispy Chicken McWrap. Guarda, no, secondo me è giusto. Hanno messo il pollo. Era sbagliata solo la confezione. No, ma secondo me c'è solo quella. Ah, dici? Sì. Ho preso paura, stavo per invocare qualche divinità. Però, alla fine, la confezione da fuori è identica. Aspetta, com'è che avevi fatto da qua? Bravo, quella. Tiro? Sì, tira e gira. Però il chicken c'è scritto qua. Sì, però è quello che hai fatto tu prima. Guarda qua, che benessere. Gira la cotoletta proprio. Qua c'è proprio la cotoletta. La cotoletta alla milanese. Col bacon. Unica cosa, secondo me, la parte iniziale è un po' troppo vuota. Dovrebbe un po' più strabordare per avere, se no c'è troppa piadina. Capito? Eh sì. Vabbè. Vai, mangia di lato e siamo a posto. Non sei convinto? No, no, buona. Buona, ma forse preferisco l'altra. Cos'è sto foglio? Stavo staccando un pezzo di... Non lo so, forse non mi convince il pollo messo così. Se fosse stato spezzettato. Più buono il gusto dell'altra, della prima piadina, no? Poi io sai che sono convinto che anche la salsa sia diversa. No, la salsa secondo me è uguale. Cazzo so. La briciola. Tira un altro morso. Buono, perché è buono, comunque me lo finirei. Io di solito amo anche più il pollo rispetto alla carne di manzo normale. Sai che io... Attenzione. Se mi dovessi far scegliere la piadina... Questa? Sì. Tra le tutte e due. Tra questa e quella. Non io so invece perché. Il contrario. Tu questa preferisci? Io gli do 7, l'altra gli ho dato 7 e mezzo, quindi questa un po' di più tu. Io 9 più o meno. Dai. No, gli do 8 meno. No, troppo. 7 e mezzo. 7 e mezzo. Sì. Vedi? In questo caso abbiamo dei pareri contrastanti. Esatto, non so. Ma nonostante i pareri contrastanti, la nostra amicizia rimarrà sempre la stessa. Esatto. Ultimo dei panini, perché poi abbiamo l'assaggio finale del McFlurry, il Grand Crispy Chicken Extra Bacon. Quindi pollo, beh, questo qua è enorme, cos'è? Questo sarà... Non l'ho neanche mai mangiato. No? Io quando c'è, perché poi lo tolgono, lo prendo sempre questo invece. Con l'extra bacon non l'ho mai provato. Sarà una cosa che dura? Non lo so, secondo me da breve finisce sta roba. Questo, confezione classica. Madonna! Ma che bestia questo, Dada! Questo è gigante. Questo è veramente bello però, ragazzi, mi dispiace dirlo. Guardate che paninazzo. Giro da dietro, guarda qui. Dai, due cotolette intere di pollo. È enorme, addentro. Sì, questo è gigante, veramente enorme. È ancora più grande del Grand Crispy normale. Non ti sponi? Sai cosa? Non so se è capitato per questo panino. È un po' asciutto, vero? È all'apposo, ma secondo me è perché la cotoletta. Una sopra l'altra, così dici? Cioè, gigante, cioè fai vedere. Sono due cotolette una sopra l'altra. Risulta troppa poca salsa alla fine, forse. Il panino è più... come si dice? Il panino con Mac Bacon in più è più... forse tutto qua dietro la salsa, però... Un po' troppo asciutto risulta. Oh, io pensavo di dare voti più alti alla roba col pollo, invece è il contrario. Il contrario. Cioè, il panino che abbiamo mangiato per me era incredibile quello. Ed risulta più buono di questo. Sì. Questo gli do
Se quello deve andare 8,5-9, questo 7,5. Sì, 7,5. Paradossalmente mi piace più la piadina oggi rispetto al panino. Non so. Tra i due sì. Vero? Tra la piadina col pollo e il panino col pollo forse è meglio la piadina. Però la burger, scusami, il manzo, cioè la carne vince sia sulla... Sì, scusami. Del panino è una volta... Oh, non so neanche parlare. Oggi Dada ha perso l'uso della ragazzi, parola. Ragazzi, porco dia. Migliore di tutti sicuramente il Grand Crispy Extra Bacon, quello con la carne di manzo. Assolutamente. Quello è cioè, veramente incredibile. Un po' deluso da questo, sinceramente. Oh, che cazzo ci dobbiamo fare? Stoppato? Devo ruttare. Rutta, coglione. Rutta, fai vedere chi sei veramente al popolo. Ragazzi, ultimo, ma non per importanza... Il gelato proteico al pistacchio. No, non è proteico, però. Prendi due ciuciari. Dada, questo è devastante, eh. Già di base il McFlurry è qualcosa di incredibile. Guardate com'è dentro. Vabbè, classico McFlurry, solo che ha il gusto pistacchio. Oltre Kit Kat e tutti quelli che ci sono già. Viva Daniele. Buono, eh. Sì, cazzo. Vabbè, tu parti già avvantaggiato perché tu ami il pistacchio alla follia e lo sappiamo benissimo. Queste robe croccanti sopra non è pistacchio, sono tipo biscotto, sì, cookies. Sì, cookies qualcosa. Però la crema lì è pistacchio. Molto buono. Molto buono. Do anche un 9 a questo, eh. A fine pasto così il gelatino al pistacchio ci sta un sacco. E forse... Stra buono rispetto anche agli altri McFlurry. È più buono McFlurry che... Rispetto, sì. Sì, perché a me non è che mi piace quello col burro di cos'è che col burro di Sì, ho capito quello. Con gli arachidi. Sì. Il burro di arachidi, che è incredibile. Però questo è veramente buono, eh. Complimenti al McDonald's per questa giocata incredibile. Questo incrementerà, penso, il fatturato del 20%. Sì, sicuro. Da 1,2 miliardi a 1,5 miliardi al mese. Daniele! Abbiamo finito. Considerazioni finali? E sarebbero state tutte cose buone, perché comunque sono già buone. Cose buone di partenza, più... Ci aggiungi altro? Ci aggiungi... Bacon. Quelle robe lì extra sarebbero comunque... Però forse oggi ho scoperto che mi piace di più la roba col manzo. Io ho sempre preso pollo, in realtà forse mi piace più quella col manzo. Scrivete anche i vostri gusti personali qui sotto, vediamo cosa vince. Forse anche perché cotoletta, cioè non è che sia pollo. Hai mai presa la piadina col pollo dentro? No, mai presa. Quello è buono. Sì? Sì. Ed è tagliato quello, vero? Pollo forse dovevano farlo così. Pollo proprio a... Noi però non siamo nessuno per giudicare. Per dare dei consigli a un'azienda che fattura miliardi di euro al da anno. 40 anni. Esatto. Dada, grazie di cuore. Grazie a te. Per avermi accompagnato in questa esperienza gustativa a tema McDonald's. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui e noi come sempre ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego. We'll be right back.